Abbiamo resistito aggrappati ai balconi, chiusi a rivedere in TV i vecchi trionfi, per nascondere nella commozione le lacrime di angoscia, paura e dolore. Ci siamo sentiti più forti insieme, perché ci siamo ritrovati uniti e compatti, come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. Ci siamo abbracciati al tricolore, perché tra noi non potevamo. Soli sui tetti a suonare l'inno. Negli stadi abbiamo ascoltato il silenzio della tragedia, vento nel deserto di una speranza che sembrava sempre più lontana. Ma tutti insieme ne stiamo uscendo, con apprensione per il futuro, con incertezze, certo, ma con fermezza, coraggio e decisione. Oggi riaprono gli stadi, è tempo di asciugarsi le lacrime, è tempo di tornare a sognare, è tempo di rialzarsi e vincere. Dallo Stadio Olimpico in Roma, Turchia-Italia, comincia l'Europeo. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Torniamo alla fase finale di una manifestazione dopo 5 anni, un'intera generazione di ragazzi è seduta oggi, forse per la prima volta, a tifare la nostra nazionale.